Ciao a tutti, io sono Midori Yuriko e ben ritrovati sul mio canale. Come sapete, qua su YouTube ho condiviso le mie esperienze di studio di giapponese che ho fatto qua in Italia e in Giappone e cerco di dare dei consigli alle persone che vogliono intraprendere un percorso simile al mio. Tuttavia, nel video di oggi voglio parlare di voi. Se siete qua è perché vi piace la lingua e la cultura giapponese, però voi siete adatti al Giappone? Proviamo a scoprirlo insieme. Se volete studiare la cultura giapponese o recarvi direttamente in Giappone, la prima cosa da fare, se siete dei bianchi occidentali, è quella di non avere una mentalità imperialista e razzista da conquistatore bianco, o nel caso in cui apparteniate ad altre etnie, evitare qualsiasi tipo di nazionalismo. Il nocciolo del discorso è che voi dovete evitare tutte quelle ideologie che vi fanno dire che solamente alcune persone che vivono in una regione circoscritta della Terra sono le più intelligenti, le più brave, le più avanzate, le più civilizzate e tutti quanti gli altri popoli sono praticamente degli sfigati. Questo non ve lo dico perché esista la fantomatica dittatura del politicamente corretto, del non si può più dire niente e altre cavolate simili, ma perché è stato effettivamente così. Infatti, i primissimi esploratori e studiosi occidentali avevano una mentalità molto imperialista, molto razzista, che praticamente gli faceva distorcere completamente tutta la realtà. I primi studiosi erano arrivati a dire addirittura che in Oriente non esisteva storia, non esisteva filosofia, non esisteva diritto e sembrava fossero popolazioni rimaste all'età della pietra, ma non era assolutamente così, tantissime cose che dicevano erano completamente false, ma non tanto perché lo volessero falsificare apposta, ma perché avevano degli schemi mentali così rigidi che tutto ciò che era diverso dalla cultura occidentale per loro automaticamente era inferiore e quindi, dato che era inferiore, era un po' come se non esistesse. E mi ricordo molto bene che quando sono andata all'università, le prime lezioni delle varie materie legate ai paesi dell'Asia orientale, come storia, filosofia, diritto e letteratura, le passavamo praticamente a demolire tutto quello che i primi studiosi avevano detto. E queste metodologie discutibili degli accademici per studiare le altre culture si erano trascinate ben oltre la metà del Novecento, fino a quando non c'è stato il famosissimo saggio di Edward Said, Orientalismo, che ha un po' scombinato tutte le carte in tavola, e da lì poi gli studiosi occidentali hanno iniziato a revisionare tutti gli studi precedenti. Allo stesso modo dovete evitare anche di essere dei cosiddetti giappominchia. Infatti ci sono persone il cui amore per il Giappone diventa un vero e proprio fanatismo e credono quasi che i giapponesi siano degli esseri divini, superiori, il popolo eletto e quindi il Giappone è praticamente l'unico paese perfetto del mondo dove tutto è bello, tutto funziona e tutto quanto il resto fa immensamente schifo. Contemporaneamente i giapponesi hanno questa visione del Giappone come un grande paese dei balocchi, un grandissimo Luna Park in cui ci si può giocare, leggere anime, manga sempre, e capite che anche avere questa visione è un pochino limitante. Da questi due estremi che vi ho appena descritto è facile intuire che la mentalità giusta per studiare e andare in Giappone è una sorta di via di mezzo, per cui noi dobbiamo cercare di toglierci tutti i pregiudizi, i luoghi comuni che abbiamo, evitare di giudicare, cioè per cui alla prima cosa fenomeno strano della cultura giapponese che non è ben chiaro, siamo già lì pronti a giudicare, a puntare il dito. E evitare di fare questo, sospendere momentaneamente tutti i nostri giudizi di valore e studiare, 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 studiare. Quindi essere curiosi, informarsi il più possibile, cercare di capire e di ascoltare. Solo una volta che avremo ben capito una buona parte della cultura giapponese, allora potremo anche avanzare dei giudizi, perché comunque non è che il Giappone sia esente da critiche.
Però quando si giudica qualcosa è molto importante sapere bene di che cosa si sta parlando. Attualmente, data la situazione pandemica, è quasi impossibile andare in Giappone, però noi incrociamo le dita e speriamo di poterci andare il prima possibile. Se voi avete intenzione di andare fisicamente in Giappone, il primo requisito da avere è un po' di sano spirito di adattamento. Nella vita quotidiana di qualsiasi paese è molto facile dover affrontare delle problematiche di vario genere. Tuttavia, di fronte a degli ostacoli, voi dovete mantenere la lucidità e cercare di capire quali sono quelli causati da, per esempio, razzismo, xenofobia o da mentalità ristrette, bigotte, che comunque anche i giapponesi possono avere, e tutte le altre problematiche che invece con la cultura giapponese non hanno niente a che fare. Per esempio, quando io ho soggiornato in Giappone, a Kyoto, per frequentare la scuola di giapponese per stranieri, è capitato che nell'appartamento, a causa di un malfunzionamento, alcune sere si era bloccata la caldaia e quindi eravamo rimasti senza acqua calda. Tuttavia, io e i miei coinquilini non abbiamo iniziato a disperarci, a urlare che il Giappone era un paese orribile, che non voleva che noi avessimo l'acqua calda, che tratta male gli stranieri, e quindi era a causa di quello che, insomma, la caldaia si era rotta. No, assolutamente no. Avere la caldaia rotta è un problema normalissimo. Anzi, il mattino successivo avevamo chiamato immediatamente l'agenzia proprietaria dell'immobile e hanno cercato di fare tutto il possibile per risolvere il guasto. Altre difficoltà possono essere causate da delle incomprensioni culturali. E qua non c'è nulla da fare, bisogna informarsi e studiare il più possibile. Per esempio, mi ricordo di una persona che attualmente non mi ricordo esattamente chi fosse, però comunque mi raccontava che era andata in un tempio buddista con un'amica che non conosceva la cultura giapponese e avevano visto che c'era praticamente in questo tempio un braciere con degli incensi a forma di croce buddista, che è un simbolo molto simile alla svastica nazista. E questa persona, che non conosceva molto il buddismo giapponese, subito aveva iniziato quasi a dare di matto, a dire: oddio, adesso qua i giapponesi sono dei razzisti, sono cioè, ma c'hanno i lager, odiano tutti gli stranieri, ma com'è possibile che abbiano questi simboli, ma perché non li arrestano tutti? Insomma, aveva iniziato un po' a delirare. Quindi, di fronte a delle cose che possono sembrare strane, assurde o addirittura proprio negative, per evitare di sbagliarsi e fare brutte figure, è sempre meglio informarsi e chiedere. Altra cosa determinante è che dovete tenere conto del vostro carattere. Infatti, mi ricordo che durante il mio soggiorno in Giappone, io e alcuni miei amici avevamo sempre gli occhi a cuore, andavamo in giro per Kyoto, nelle città vicine, ed eravamo sempre entusiasti, felicissimi, e ci meravigliavamo di tutto, era proprio veramente una cosa bellissima. E anche se dovevamo affrontare i problemi della vita quotidiana, la scuola che comunque era impegnativa, avevamo sempre tanti compiti da fare, eravamo comunque, nonostante tutto, un po' rilassati, cioè non ci è mai venuto in mente di dire: oddio, il Giappone è un paese che fa schifo, voglio tornare a casa, oppure i giapponesi quanto sono cattivi con gli occidentali, con gli stranieri. Non ci è mai capitato di pensare queste cose. Ovviamente avevamo anche noi i nostri momenti di nostalgia in cui ci mancavano la famiglia, gli amici, i fidanzati, però allo stesso tempo eravamo anche grati di essere lì in Giappone, di essere riusciti anche a permettercelo, perché comunque è una spesa non indifferente. Quindi cercavamo comunque di goderci appieno il momento. Al contrario, c'erano altri studenti stranieri che anche loro erano venuti a studiare in giapponese in Giappone, che avevano molta fatica ad adattarsi, ma questo non tanto per colpa del Giappone, dei giapponesi e dei loro usi, dei loro costumi, ma perché avevano un carattere veramente difficile. Infatti, anche se erano alle prese con le normali difficoltà della vita quotidiana, alcune persone erano molto ansiose, quindi qualsiasi piccolezza diventava un problema insormontabile. E poi c'erano quelli che non sopportavamo perché erano sempre dietro a lamentarsi di qualsiasi cosa, i giapponesi di qua, i giapponesi di là. E noi ovviamente eravamo lì che dicevamo: ma
Sì, ti fa tanto schifo il Giappone, perché sei venuto qua dei mesi e mesi a studiare? Cioè, statene a casa tua se solo la tua casa è bella e tutto il resto del mondo fa schifo. Bene, ragazzi, io per il momento mi fermo qua, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se siete adatti al Giappone, che cosa ne pensate. Io per il momento mando un bacione a tutti e noi ci rivediamo presto in un prossimo video. Ciao ciao!